stasera volevo porre una domanda al signor Cruciani. Sì. Volevo chiederle se lei è vaccinato, signor Cruciani, ma glielo chiedo... Sono affari miei. Ecco, non sono affari suoi, sono affari del suo pubblico. Le dico che sono affari miei. Ma lo sa chi risponde così? Lei sa che c'è la privacy, sì, esiste. Bravo, ecco, e io me l'aspettavo questa sua risposta sulla privacy, perché normalmente... Ma è un nascondino questo qui. Signor Cruciani, lei ha un pubblico. Non devo dire a lei se io sono vaccinato. Lei ha un ma non lo dice a me, lo dice al suo pubblico, perché lei ha un grande seguito. Ma non si preoccupi, lei è il mio pubblico. Ma no, io mi preoccupo moltissimo, perché lei fa delle affermazioni estremamente pericolose. Pericolose addirittura? Accidenti. Perché contesto il Green Pass è pericoloso. Ma certamente, lei non solo io contesto il Green Pass e sono pericoloso. Ma non si limita a contestare il Green Pass, lei parla di apartheid addirittura. No, io non ho mai parlato di apartheid. Come no, l'ho sentita io con le mie orecchie. Ma certo, lei ha paragonato il Super Green Pass all'apartheid. Di apartheid. Ho lasciato parlare. Io l'ho sentita benissimo, l'ho sentita in televisione, non è che me la sono inventata. Guardi, io non ho mai parlato di apartheid, ho parlato di situazioni di discriminazione nei confronti di chi non si... Ma non si tratta di discriminazione, perché lei ha ben visto adesso... Per lei no, per me sì. Ha ben visto, ha potuto ben vedere che ci sono moltissime persone che non sono vaccinate, che sono vaccinate, mi perdoni, e che hanno il Green Pass, e che comunque scelgono di stare all'esterno dei ristoranti. Ma che c'è? Quindi dove... Come cosa c'entra? Di cosa stiamo parlando? Io parlo di un'altra cosa, è discriminazione, sto parlando di persone che non possono fare vita sociale perché non sono vaccinate. Ma è una libera scelta, lei addirittura parlava di inserire l'obbligo della vaccinazione. Mi pare allora dov'è la libertà? Me lo spieghi, perché io non riesco più a collocarla. Non ho capito bene qual è il suo ragionamento, non ho capito bene quella sua critica, le assicuro. La mia critica è quella che lei è un personaggio pubblico molto celebre. Lei ha detto che sono pericoloso, è un'altra cosa. Nel momento in cui lei fa determinate dichiarazioni... Perché critico il Green Pass, dunque non si può criticare il Green Pass. Ma no, perché lei intanto non dice se è vaccinato, per cui di solito... Sono affari miei. Ma non sono... Ma di solito dicono così le persone non vaccinate. Ah, lei vuole un mondo in cui uno gira dicendo non sono vaccinato, sono vaccinato? Ma senz'altro, cioè, le vuole un mondo in cui le persone siano riconoscibili? Ma non è... Tutto il mondo non è Cruciani. Però Giuseppe... Lei ha l'ossessione. Lei ha l'ossessione di capire se uno è vaccinato o no. Ma io non sono assolutamente ossessionato. Aiuterebbe a capire. Certo, aiuterebbe a capire. Aiuterebbe molto a capire. No, assolutamente no. Secondo me uno ha il dovere della chiarezza. Io rispetto le leggi di questo paese. Se sei vaccinato o no, non sei chiaro. Io rispetto le leggi di questo paese. Entro nei posti dove posso entrare, non violo nessuna legge. Non violo alcuna legge. Nessuno te lo contesta. E allora, punto e basta. Se parli di una cosa e non dici... Tutto ma il resto è vero, sono affari, come tu no, parli sono di una miei. Cosa, no? E ti piace parlarne, perché cosa sei vuol dire? Qui tutti i giovedì e adesso ti il problema suppongo che ti piace parlarne. Beh, allora, allora, siccome ti piace parlarne, hai il dovere della chiarezza. E dovere finché della non chiarezza, dici se sei vaccinato o no, non sei totalmente chiaro sull'epidemia. Che ti ho chiesto se ti sei operato che ne so, di prostata? Cioè... Che ti chiedo ma io se mai, ti sei operato mi hai mai sentito parlare di prostata nella mia vita? Che ti ho chiesto la tua cartella sanitaria? Mi hai mai sentito dare un parere sulla prostata? E allora che vuoi? Perché sei a favore del fatto che ognuno... Io voglio da te chiarezza. La sua prostata non interviene sulla scelta italiana. Perdonami Giuseppe, solo questo. Ma tu sei impazzito, Piero. Io poi da te non voglio niente. Sei passato da un giornale... Che era libero a tutte le opinioni, alla militanza pro-vax di quelli che pensano che i no-vax siano degli imbecilli. A questo sei passato. No, è bastato io non penso che il no-vax sia un imbecille. È bastato un cambio di direzione, dai. Io, su. Scusami, Giuseppe, io penso semplicemente questo. Eri un libertario Primo, una volta, adesso sei libero, diventato... Adesso perché sei noi diventato... eravamo... Scusami, Giuseppe. Dai. Non conosci Libero, noi eravamo vaccinisti prima che venisse scoperto il vaccino. Ma lascia perdere i vaccinisti. Secondo, penso... Eri un libertario, questo, adesso sei diventato peggio... Che tu, sei diventato scusami. Peggio di... E allora com'è Piero Cenaldi? Ma guarda, io mi sono beccato dai sinceri dai difensori della democrazia, del pirla e praticamente del pennivendolo sostanzialmente. Io credo che i Novax sono un pubblico, hanno delle esigenze e qualcuno gliele fornisce. Il medico fa finti certificati, il giornalista gli dà delle pecette e gli racconta un sacco di balle di modo che questi si possono sentire tranquillizzati. Io do una risposta alla signora. Certo che Cruciani è vaccinato, ma è evidente. La sua professione è il bastian contrario. Se l'Italia fosse contro il Green Pass, lui sarebbe a favore del Green Pass. Quindi è molto semplice il discorso, perché lui non è che mica sta difendendo la democrazia. No. Lui sta difendendo l'autarchia, perché lui è un autarca. Scusa, tu usi il preservativo? Vuoi fare i fatti suoi. Usi il preservativo? Usi il preservativo? No,
c'ho la mia, cioè, mia moglie ha la mia età e quindi è bene, però io ecco questo no, magari è una domanda privata, no, no, domanda ma, no ma mica tuoi. Perché cioè, magari quale, ne discutiamo quale un'altra volta quale domanda quale particolarmente quale posizione quale posizione usi no lascia perdere che lascia farmaco utilizzi no no poi faccio un'altra c'è un'altra trasmissione che a faccio che dalle 3 di notte alle 5 e che si intitola appunto ma perché vuoi farti i fatti degli altri che te ne frega se uno è vaccinato lascia perdere se cosa a parte che usate termini interessa che a te sapere che le persone sanitaria, con cui parlo che sei diventato che la polizia sanitaria hanno, la mia posizione prescinde dal fatto che sono vaccinato o no se non l'hai capito no, vatti a studiare, caro, no. Vatti a studiare allora, un manuale perfetto vatti a è una posizione un allora costituzionale, è una posizione perché forse che la laurea non l'hai nemmeno presa professionalmente vatti a studiare un manuale di diritto basta, costituzionale basta, che nella tua professione l'hai studiato di diritto costituzionale l'hai studiato il diritto costituzionale l'hai studiato il diritto sì, costituzionale? È l'unica cosa che ho studiato. Ecco, sì, bene, benissimo. Sai benissimo che cosa vuol dire. Penso anche un po' più di te. No, non penso credo, guarda. Non te. Credo, non credo io proprio. Credo vabbè, non ma credo proprio. Però, fermatevi un attimo. Fermatevi non un attimo. Non vorrei fare che fermatevi. Se vuoi, ti do la mia cartella sanitaria che non prevede la scritta arrivo. Vaccinato o non vaccinato. Quello erano altre cartelle sanitarie di un altro periodo storico. Non è prevista quella roba ma là. Ma per favore, ma Giuseppe, questo è il richiamo. Hai dato la dimostrazione primo richiamo, che io ho ragione, poi c'è l'espulsione. Che la tua posizione è strumentale al tuo lavoro. Ma ti lascio ti lascio per delirare. Per devo fare il novato. Ti lascio allora delirare. Giù i microfoni. No, ma aspetta, lo fai no, per scusa, scusa, no, un attimo. Mi ha messo in mezzo. Io ti posso dire una cosa che io conosco. Tu fai alzate per il volume a quel signore là da Roma. Scusa, Senaldi, Pietro. Ci sono un sacco di persone che io conosco, Pietro, un sacco di persone che io conosco. Adesso parliamo in maniera civile, senza insultarci l'uno con l'altro. È un problema tuo. Non no, no, anche tuo, non ti preoccupare. Che non ti preoccupare allora, che andiamo anche al succo che devo far allora, parlare gli altri. Ti posso dire una cosa, che io conosco una marea di gente che va in piazza a protestare contro il Green Pass, una marea di gente vaccinata. Per cui il tuo argomento è ridicolo, non c'entra nulla il fatto di essere vaccinati o meno vero, e battersi contro proprio il Green Pass. No, punto l'hai centrato, e basta. Mi hai dato ragione. Arrivederci. È una posizione autarchica che non sanitaria, bene, c'è una posizione politica. Ma che politica? Certo, come politico provvedimento sì. Del governo.